Siamo molto orgogliosi di ospitare qui in questa bellissima città di Palermo la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Siamo adesso a conclusione di questi due giorni del forum che ha visto la partecipazione di tantissimi ospiti palestinesi venenti dalla Germania, dalla Spagna, da tutti i paesi che si affacciano nei Balcani, proprio per ribadire il concetto che il Mediterraneo può essere altro, può essere terra di accoglienza, può essere terra di non violenza, terra di pace e di cooperazione internazionale. È proprio qui nella Palermo delle culture, nella Palermo dei diritti umani, nella Palermo che vede già dal 1200 la convivenza civile fra le popolazioni, parte questo nuovo messaggio di una Sicilia che non vuole essere terra di frontiera chiusa ma vuole essere terra di accoglienza. Noi vediamo che giorno dopo giorno sulle nostre coste si sfracellano le barche di tantissimi esseri umani che cercano di approdare qui per un futuro di pace e di non violenza, e che molto spesso le azioni dei governi sono delle azioni restrittive che disprezzano la dignità degli esseri umani. E allora anche qui oggi, quest'oggi, per ribadire il concetto dell'essere umano come valore centrale, sosteniamo a gran forza il fatto che nessuno di noi sceglie dove nascere, ma che ogni essere umano ha il diritto di scegliere dove vivere, e dove vivere con i diritti umani fondamentali che ne conseguono. Per cui oggi tutti qui insieme a Palermo per ribadire la centralità dell'essere umano.